Ma che cacchio hai comprato? Era al supermercato! Mamma mia, ma un blocco! L'altro giorno ero su TikTok e ho visto il video di un ragazzo che col drone faceva delle riprese incredibili, cioè 100 volte meglio di quelle che facciamo noi. E in più ho notato che aveva un visore con cui riusciva a vedere esattamente quello che riprendeva il drone in quel momento. Quindi è letteralmente come se stesse volando come un uccello, cioè una figata pazzesca. Quindi abbiamo preso il drone anche noi e vogliamo tentare di rifare quelle cose lì. Più che altro, se lui è in grado di fare quelle cose lì, perché non dovremmo essere in grado? Ta-dan! Eccolo qua! Oddio, ci sono proprio le cose da mettere in faccia! Ma secondo te non ti viene tipo il voltastomaco, cioè si inizia a roteare, fare le robe col drone. Oddio, guarda che piccolo! È piccolissimo! E questa è la parte del drone, e ci sta. Ma adesso vediamo quello che rende particolare questo tipo di volo. Oddio! Attenzione. È piccolo anche quello! È minuscolo! Beh, vabbè, è meglio, è portatile! Che roba! Cioè, cosa facciamo adesso? Dobbiamo provare a usarlo? Sì, andiamo... secondo me proviamolo in casa. Tra l'altro, guarda dentro com'è. Cioè, è tipo letteralmente come un visore di realtà aumentata. Ah, sembri un tipo che viene dal futuro. Non so cosa fare. Oh! Oddio, si è acceso. Si è acceso. Secondo me c'è qualcosa che ti ha aiutato per accenderlo. Ma che cacchio fai? Ho messo in no, vecchio. Che cacchio fai? Cosa? Ragazzi, sempre mangiare sano. Always be healthy. Always be healthy. Fai un trono con le tue malattie. Anch'io, always be healthy. Assicurati che l'aria circostante sia sicura e premi due volte il pulsante di blocco per avviare i motori. C'è qualcosa attorno lì. Sì, qua c'è della roba. E allora, levala! Dai, prova a farlo volare. E come faccio a farlo atterrare, però? Ma quello è un problema futuro. Oddio. Oddio. Cosa... Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia. Egno. Ma fai cagare come pilota. Cioè io ero qua con un cacchio di cose in testa, non capivo niente. Decisamente meglio provarlo fuori. Olè. Fallo volare. Oddio. Oddio. Guarda, lo sto controllando. Come fai a muoverlo? Guarda con la mano. No. Per salire devo far così? Oddio. Che figata. Figo, anch'io da qua vedo quello che vedi te. Vedi, cioè guarda. Cioè il drone ci sta vedendo qua ed è qui in questo momento. Sembrava che tu mi stessi filmando l'uccello. Senta, provo a seguire il drone. Posso dire che sembro un totale ebete qui da solo. Oh, oh, oh. Sta tornando a casa automaticamente. È tornato indietro in automatico. Che figata, lo voglio provare anch'io. Mamma mia, ma c'hai la faccia disintegrata. Cacchio, fai veramente schifo così. Posso dire che così sembri proprio un idiota. C'è il nulla totale e un pirla che sembra che si sta scaccolando. Oh, oh, oddio, che figo. E quindi io adesso posso andare tra gli alberi così, oh. No, ma sembra stra un videogioco sta roba. Sì, ok, così però me la servi su un piatto di argento. Perché ci tenevo a ringraziare lo sponsor di questo video che ci ha permesso, insomma, di prendere il drone, ovvero Genshin Impact. Genshin Impact è un gioco totalmente gratuito e disponibile su un sacco di piattaforme, come PC, PlayStation 5 e anche su mobile, quindi sia Android che iOS. Ma nonostante sia un gioco gratuito, è uno dei giochi fatti meglio in assoluto, infatti ha vinto veramente tantissimi premi. Inoltre anche un videogame molto popolare, difatti su Reddit è il gioco più discusso in assoluto. Ed è anche il gioco di cui si è twittato di più nel 2021. Ma di che cosa si tratta? Fondamentalmente è un open world dove voi potete andare in giro per tutta la mappa ad esplorarla e fare le varie missioni. La mappa è grande come letteralmente 5.900 campi da calcio. Cioè voi prendete un campo da calcio, lo moltiplicate per 5.900 e otterrete la dimensione della mappa di Genshin Impact. Ah, e tengo a precisare che è completamente tradotto in italiano. Con il recente aggiornamento 3.4 sono stati aggiunti dei nuovi personaggi al gioco e in più tanti eventi, di conseguenza questo è per dirvi che il gioco viene aggiornato continuamente. Quindi se siete interessati a giocare a Genshin Impact potete scannerizzare il codice QR che vedete qui da qualche parte, oppure sotto in descrizione c'è un link per andare a scaricare il gioco. Mi raccomando però, se lo fate ricordatevi di utilizzare questo codice perché vi darà un bonus all'interno del gioco. Detto questo, continuiamo col vloggazzo. Oddio, oddio, che figata ragazzi. Oddio, oddio, cosa fa? Aiuto. No, devi schiacciare il lock. No, no, tieni premuto il lock.
Merda, t'ho detto di tenere un albero, no. Un albero, vai. Vecchio, t'ho detto di spegnerlo. Ma porca, non sei capace, fai schifo. Ok, ce l'ho fatta, eccolo qua. Però ha subito, cioè nel senso, l'urto, ma non gli è accaduto nulla. Nell'ultimo video che è uscito dei life hack ci siamo ritrovati per un motivo strano a grattugiare del sapone di Marsiglia ed era uguale a del formaggio grattugiato. E qui è venuta fuori l'idea geniale. Questa cosa potrebbe essere uno scherzo bellissimo al papà, però. È vero. Infatti molto spesso nostro papà ci cucina la pasta per pranzo. Oltre alla pasta però ovviamente ci vuole mettere anche il formaggio, quindi di solito prende un piatto, grattugia del formaggio su questo e poi lo prende e lo mette sulla pasta. Quello che noi andremo a fare sarà scambiare questo piatto di formaggio con uno che abbiamo creato noi prima, che all'interno però ovviamente non ha il formaggio ma il sapone di Marsiglia. Quindi l'obiettivo in pratica è fare in modo che nostro padre con un cucchiaio prenda il sapone di Marsiglia e se lo metta sul piatto. Però dobbiamo essere sicuri del fatto che oggi il papà torna e fa la pasta, quindi adesso lo chiamo e trovo un escamotage per capire cosa farà a pranzo. Sì, Frederick. Ciao papà, volevo semplicemente sapere se ti dovevamo mettere sull'acqua poi per la pasta. Sì, mettete sull'acqua, che dopo se per caso bolle si spegne, ma almeno è già calda, dai, in un attimo facciamo. Ok, perfetto. Va bene, a dopo. Allora, a dopo, ciao. Perfetto. Secondo me noi adesso dobbiamo già preparare un piatto con sopra il sapone grattugiato. Uno prepara quello e l'altro mette delle videocamere nascoste. Ci sta. Time for grattugging. Ho finito di grattugiare il sapone e direi che sembra veramente formaggio. Fred, secondo te va bene? È che guarda che idea mi è venuta. Cos'è? Di mettere la videocamera qua. Sei un matto. Perché? Videocamera nascosta dentro i cereali. Ho notato che qua noi lasciamo sempre questo pacchetto dei cereali in questo punto. E il papà di solito si siede sempre lì, no? Sì. Quindi ho pensato, ma perché non faccio un buco in questa R e ci metto la GoPro? Va che voglia. Ma sei una spia, che cacchio è? Cioè, ragazzi, abbiamo tutto quanto pronto. Abbiamo lì la videocamera nascosta che registrerà il papà quando si siederà qua a mangiare. Poi abbiamo anche un'altra videocamera nascosta qua sopra che registrerà nostro papà mentre praticamente entra dalla porta, cucina e fa tutto quanto. Poi ci siamo messi queste felpe nere in modo da nascondere un po' il microfono, cioè che si veda un po' di meno. Abbiamo il formaggio fake, quindi è tutto quanto pronto, non ci resta che aspettare. Oddio, mi sta chiamando il papà. Pronto? Sto arrivando, abbiamo avuto un'emergenza, Luna mentre stavamo uscendo. Sto arrivando, ciao. Ok, ciao. È arrivato. Muoviti. Dio mio. Roccio. Chi è? Hola, abbiamo messo l'acqua. Che brutta giornata, ragazzi. Ma signore mio. Pieno di gente di problemi che non capisce un c***o. No, ho comprato il parmigiano reggiano. Sì, ma stai grattugiando il formaggio, la crosta del formaggio. Fra poco arriverà il momento di scambiare i piatti. È proprio diverso, è diversissimo. Siamo riusciti a scambiare il sapone col formaggio. Cos'hai messo? Cos'è sto schifo qua? Cosa? Ma scusa, ma dov'è l'altro formaggio? Quale? Dai, l'avete nascosto, dov'è? Che sapone? Cosa? Scusa, ma non senti che cosa c'ha? Non lo siete matti. Facciamo cagare! Siamo incappati! Siamo incappati! Appena hai messo un grammo di formaggio siamo scoppiati a ridere! Giuro, non ce la facevo! Che schifo! No, mi sei legato i denti! Ti sei attaccato ai denti! Poi ho visto che hai preso anche una bella forchettata per assaggiarlo. Non ce l'abbiamo fatta. Io ti giuro, ho provato in tutti i modi, non ce la facevo. Saluta quella videocamera. Saluti. E poi saluta anche quella videocamera. Saluti. Quella l'hai vista? Quella lì.
Anche quella. Anche tu renditi conto, noi è da ore che facciamo sta roba e non siamo riusciti a non ridere mentre cioè vergognoso. Recentemente io sono andato a Londra. Mentre giravo per trovare qualche snack da sgranocchiare durante la giornata, ho trovato lo snack, ovvero due cose. Ti faccio vedere la prima. Nella tua vita hai mai trovato degli spaghetti in scatola? No! Io quando li ho visti sono rimasto scioccato. Ma che cacchio hai comprato? Era al supermercato. Sì, ma scusami un attimo, cioè qui dentro ci dovrebbe essere un piatto di pasta. Cioè è una scatolina. Andiamo a scaldarlo. Mamma mia, se è difficile aprire sta roba. Oh, è acidissimo. Non è un buon odore. Però è pazzesco, sembra che qualcuno ha preso un piatto di pasta e l'abbia ficcato qui dentro. Dai, vediamo. Esci. Mamma mia, ma è un blocco. Orribile. E voilà. C'è scritto di cuocerlo nel microonde per un minuto e mezzo. Oddio. Oddio. Che cacchio era? Oddio, ma sta scoppiando. Sta scorreggiando. Oh. Non è esplosa. Buon segno. Scotta. Guardate qua, che bello. Non so se vedi che gli spaghetti si sono demoliti tipo. Oddio. Guarda anche qua. È vero. Si sono sciolti. Cioè sì, si sono tipo sciolti. Sembra proprio rigurgitata da qualcuno. Andiamo al tavolo. Come facciamo? Dai, diamo una bella forchettata qua. Cin cin. 3, 2, 1, vai. No, non riesco a mangiarlo. No, porta qualcosa. Ecco, l'ho sboccato. Oh, no, porta dell'acqua. Quanto c***o ci vuole per dell'acqua? Porca vacca. Non me l'aspettavo, zero. Ah, sa di rancido proprio. C'è la pasta che è mollissima come se fosse stata cotta per, secondo me, mezz'ora. E il sugo è dolce. Dolce e rancido allo stesso momento. Sei pronto alla seconda cosa? Ravioli in scatola. Ravioli in scatola. Diamo il beneficio del dubbio. Apriamo anche questo. Madonna, che odore! No, però è diverso. Questo sembra più fresco. Un bel piatto di ravioli. Questo invece è 2 minuti e mezzo al microonde. Comunque, secondo me, questo piatto lo dobbiamo far assaggiare anche al papà. Ah! Neanche a farlo apposta. Abbiamo pronto la pietanza per te. Olè. Guarda qua. C'è un budino di cosa? No, occhio che scotta, occhio che scotta. Secondo te cos'è? Un ammasso di pomodoro con dei ravioli. Questa è la risposta. Ravioli in scatola direttamente dall'Inghilterra. E io dovrei assaggiarli questi, dovrei. Sì. Ok, allora cosa si mangia? Con le mani? No. Dai, cin cin. Cin cin, buon appetito. Ma come fate? Cioè io mi chiedo, nei commenti ci sarà qualche persona del Regno Unito che... Beh, pieno di gente che ci segue dall'Inghilterra. Come si fa a mangiare sta roba qua? Ma hai sentito la qualità del manzo dentro il raviolo, com'era? Qua non si distingue nulla. Dagli un assaggio anche a te. Però non è peggio dei spaghetti. No, no, non è peggio degli spaghetti. Non è peggio. Vuoi provare gli spaghetti? No. Cioè, dopo una settimana di sta roba, ci va all'ospedale. Guarda che qui c'è da star male, eh. Madonna santa. Mamma mia. Ma c'è gente che veramente mangia quella roba lì a casa. Adesso si lamenterà per tutto il giorno. Però, almeno questo sembra commestibile. Sì, quell'altro cioè, no. Quell'altro. Cioè, quell'altro era... Secondo te lo convinciamo? No. Devi provare. Ti prego. Tu sei, io sto scherzando. Ti scongiuro. Devi provare questo. Allora. Ma cosa stai facendo? 1, 2, 3. Ho bussuto. Sputo. Questo è ragazzi, per questo attacco che abbiamo subito ci meritiamo un mi piace e un'iscrizione, mi raccomando.